Se anche tu possiedi un Raspberry, una Jetson Nano o un computer con sistema operativo Linux, questo pacchetto ti tornerà davvero utile. Stiamo parlando di Samba, un pacchetto per sistemi operativi Linux che ci permette di scambiare file molto comodamente tra sistema operativo Linux e sistema operativo Windows, ovviamente separati su due macchine diverse, ma che comunicano attraverso la rete. Se per caso stai già utilizzando Raspberry o un qualsiasi altro sistema operativo basato su Linux da remoto, Samba ti sarà davvero utile. In sostanza ti apparirà, ad esempio, qui nelle cartelle, andiamo in rete, ti apparirà una cartella nella quale puoi trascinare dei file e questi verranno automaticamente trasferiti sulla tua macchina con sistema operativo Linux. Quindi facciamo una prova, andiamo in video dove c'ho delle canzoni, copia, Samba Share, incolla e ora andiamo qui sulla macchina con la quale sono connesso via VNC, quindi desktop remoto, andiamo in file, andiamo in Samba Share e vedete che qui c'è la canzone. Ovviamente se io la vado a cancellare, verrà cancellata anche da qui. Interessante, quindi come si fa a installare Samba? Innanzitutto apriamo il terminale e come prima cosa andiamo a scrivere sudo apt update. Ovviamente dovremo inserire la password. A questo punto andiamo a scrivere sudo apt get install Samba. Ovviamente a me dice che è già installato e di conseguenza, ad esempio, possiamo andare a vedere dove è installato, quindi where is Samba, e ci mostra dove è stato installato. Una volta installato Samba, scriviamo make dir in home il vostro nome utente, nel mio caso è Daniel. Se non lo sapete, una volta aperto il terminale scrivete pvd e vedete che c'è scritto home Daniel. In sostanza dovete metterci quello, quindi make dir home Daniel Samba Share, scritto in questo modo, e qui date invio. Ovviamente io non posso confermare perché l'ho già creata. Il risultato in sostanza è che verrà creata una cartella qui chiamata Samba Share, come vedete qui, e successivamente sarà la cartella dove avverranno i trasferimenti, quindi all'interno di questa cartella troveremo i file trasferiti. Ora invece andiamo a modificare un file di configurazione di Samba. Quindi innanzitutto ci serve Nano. Se non ce l'avete, sudo apt-get install Samba. Mi sono confuso, dovete scrivere sudo apt-get install Nano. Una volta installato Nano, scrivete sudo nano etc samba slash smb.conf. Al termine di questo file dovrete inserire le righe che vi mostrerò. Quindi al termine del file dovete andare a inserire parentesi quadre, samba share, chiuse parentesi quadre. Qui ci sono due spazi, quindi due colpi di spazio qui, uno e due. Comment uguale a samba on Ubuntu, questo poco importa. Ci vuole il path e qui ci va il vostro path, quindi io qui ho Daniel, voi avrete il vostro. Read only no, perché noi vogliamo anche poterla modificare. Browsable yes. Una volta fatto questo, Ctrl O e ci chiede praticamente di salvare, premete invio e Ctrl X per chiudere. A questo punto scriviamo sudo service smbd restart. E inoltre, nel caso in cui abbiate il firewall attivo sul vostro sistema operativo Linux, scrivete sudo ufv allow smb. Invece di smb scrivete samba. Una volta terminata la configurazione, andiamo su Windows, andiamo in rete e ora il collegamento al mio computer con Linux è questo, altrimenti basta che scriviate slash slash e l'indirizzo IP del computer al quale vi volete collegare, quindi questo è un tipico modo per connettersi, ad esempio questo qui, oppure come vedete viene visualizzato anche qui.
Se non riuscite ad accedere alla cartella, vi consiglio di fare così, tasto destro, andate su Connetti unità di rete e cliccate su Connetti con credenziali diverse. Cliccando su Fine vi chiederà le credenziali e per modificare le credenziali su Samba basta che scriviate sudo smb pass vd meno a e il vostro username, ad esempio Daniel o qualsiasi altro nome vogliate inserire. Date invio, dovrete inserire la password, vi chiederà la conferma e il gioco è fatto. E una volta terminata questa configurazione, come vi ho mostrato all'inizio, sarete in grado di entrare nella cartella, prendere un qualsiasi file, prenderne anche tanti, copiarli e incollarli all'interno di questa cartella che saranno tutti poi visibili sul vostro sistema operativo Linux sul quale avete installato Samba. Vi ricordo che Samba è un applicativo che permette di scambiare file tra sistemi operativi Windows e Linux unicamente. Mi raccomando, lasciate un like se avete trovato utile questo video e nel caso in cui vogliate supportarci. Se avete qualche domanda scrivete assolutamente qui sotto nei commenti, seguiteci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati come Instagram e Facebook e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!